Ma bella raga, ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi sono qua con un video particolare, sono già in partita. Vedete codesto dico che c'ha sta doppia V verde? Niente, io sto giocando con gli iscritti, mi trovo sto ragazzo che a quanto ho capito è un ragazzo portoghese molto forte su Stumble Guys, che praticamente ha quella doppia V verde perché ha vinto tipo tanti tornei, c'è una sorta di classifica nei tornei e lui ha vinto, non so bene come funzioni. E quindi niente, vabbè, qua siamo nel game finale, quindi vediamo se se lo porta a casa, ma poi dopo dovrebbe rientrare nella mia lobby e vediamo che succede, insomma. Ah, niente, ha perso, l'ha scammato pure. Ecco, quindi per avere la V verde devi essere uno dei primi giocatori nelle ranked, che sono i tornei per avere la V verde, appunto. Se andiamo in tornei, ci sono i tornei, esatto, questi qua ranked. Praticamente c'è una sorta di classifica, mi sa, in questi qua, proprio con la scritta verde. Se tu vinci più tornei, ottieni dei punti, e appunto lui mi sa che è uno di quelli che ha più punti. Non so bene come funzioni, ma deve essere una roba del genere. Allora, sperando che riesca a rientrare, e ti giuro che se non entra c'è un po' di scam. Ok, è entrato, perfetto. E adesso vediamo se riusciamo magari a vincere, ti immagini, sarebbe la cosa più astrale che esista. Precisamente, anzi, sempre leggendo dalla chat, sono i tornei ranked 1v1, quindi lui è tra i più forti al mondo in 1, anzi il più forte. Adesso non so se per avere quel carattere devi essere proprio il primo, ora ci manca solo che scamma il primo game e siamo a cavallo. Comunque lui ha vinto a quanto pare tanti tornei, tanto che è riuscito a classificarsi proprio tra i primi in sta classifica. Non so se è possibile recuperare la classifica in un qualche modo, nel dubbio, chat, se sapete come fare, sarebbe molto content se me l'ha riuscita a passare in un qualche modo. Per il resto, dimmi che passiamo, direi di sì, ragazzi. Ti immagini se non passa lui che scanna? È passato, ovvio, cioè ci mancherebbe. Intanto qua procediamo con Paint Splash. Ti giuro, sarebbe veramente content andare in finale e batterlo, senza che me la lasci, ma ovviamente non succederà mai, eh. A meno che ne sai io. Non è che è content se vinciamo contro questo, è proprio, non saprei quanto definirlo content, è proprio un content alle stelle proprio. Intanto qua, madonna, che brutto start. Se altro che vincerla, forse manco ci qualifichiamo. No, beh, in realtà non si è messi troppo male, dai. Per il momento va bene così. Stiamo attenti a non cadere, perfetto. Noi tra i primi... Ma ti pare giusto? Guardiamoci la sua partita, la sua visuale. Vediamo se fa dei tips astrali, va? Attenzione, proprio lui... No, bro, non scammare, oh. C'è stato un po' di scam, ma l'ha recuperato. Vediamo come va a finire la partita. Sì, bro, ce l'hai, proprio lui. Là, bello pulito. Beh, per ora sta facendo giocate abbastanza tranquille, anche se si vede che è molto veloce e sa bene quello che fa. Beh, niente, l'ho detto, ragazzi. Vabbè, ci sarà l'emozione. Va bene, lo accettiamo. Non vince. A sto punto, allora, potevo vincere... nel senso, potevo vincere anch'io, quella è un'altra storia, però... Per dire, ha fatto tanti errori, quindi può vincere tranquillamente qualcun altro. Vabbè, ovviamente non è che è... Oddio, è The God se è tra i più forti al mondo in 1v1, lo è. Però, oh, attenzione. No, dai, no. Vabbè, vince. Vabbè, qua diciamo che non c'è stato nessun animale in sta lobby. Niente, vince lo stesso. Nonostante abbia fatto 47 miliardi di errori, se la porta a casa. Vabbè. È giusto, ragazzi, è giusto. E dunque, raga, procediamo. Prossimo game, ovviamente, ce l'abbiamo sempre in lobby. Asciugamanino e Gatorade, che insomma, no? A sto giro bisogna fare le cose fatte bene. Io non voglio immaginare, tipo, in una mappa come Laser o Block Dash, che comunque in 1v1 lì, se lui è tra i più forti, mi sa che... Cioè, una partita contro di lui è impossibile vincerla su uno di quei livelli, no? Mi verrebbe da dire. Però, boh, chi lo sa, mi dire mai. Intanto, ovviamente, è già là davanti. Lui, assieme a un altro che non so chi sia. Però chi è l'altro? È The God, oh. Dico mio... Ma come dico mio amor? Ma mi sa che è il signor Olli. Anche Olli è uno dei più forti in Italia, 50esimo in classifica più o meno. Beh, raga, insomma, sta partita non si potrà mai nella vita vincere, ma noi ci proviamo. Quindi procediamo, abbiamo Bombardment, speriamo di non ricevere una bella cannonata in faccia. No, ma qua il trucco tanto è guardare la barca. Se tu guardi la barca, bene o male, riesci sempre a vedere dove vanno le palle di cannone, quindi non dovrebbero esserci pericoli a riguardo. Oppure in alternativa stai appiccicato a Digo. Vabbè, ma braccia, grazie mille. Se stai appiccicato a Digo, penso che sia impossibile scammare, no? Vicino a Digo e Digo mio amore, questa è la prassi. Ragazzi, aspetta che... Oh, ma sono uno scammone atomico. E niente, vabbè, ormai qua guardiamo sempre la performance di Digo in finale. No, abbiamo ancora sto livello, ma ti pare? Ma è ovvio che adesso che devo reccare escono gli stessi livelli, è giusto. Vediamo se a sto giro fa delle scammate. Attenzione, perché qua è interessante anche vedere lui, Digo mio amore. Vabbè, in realtà Digo mio amore ha già scammato. E lui va, ce l'ha. È proprio lui, quello vero. Non fa errori a sto giro. Ma... passato attraverso il tronchetto. Vabbè, sarà stato un laghettino tattico. Comunque, guarda che giocatore, guarda che performance, proprio tempismi perfetti. Io vi giuro che in sta parte di mappa non ci riesco ad andare. Ogni volta che salto, probabilmente sbaglio io il salto, però, vabbè. Niente, l'ha vinta nel chilling questa, non ha mai fatto errore.
Beh, in realtà direi che comunque vince, perché vince. Ed effettivamente eccolo qua. Raga, facciamoci anche la prossima partita. Vediamo che succede a sto punto. Allora, ripartiamo ragazzi. Floor flip, dai. Asciugamanino e Gatorade di nuovo. Qua speriamo di non farci body bloccare in modi... Eccola, appunto, body block, classico. Prego dimmi che passa. Maggia. Attenzione, anche Digo non è passato. Ma tanto lo so che lui troverà i modi per passare. Cosa stiamo guardando precisamente, ragazzi? Non si sa, non si sa. Intanto che c'è chiusa che le motte, giusto. C'è un po' di casino. Digo, mio amore, è passato. Sì, tranquilli con le motte, non c'è problema, voglio. Dai, ok, qua per ora direi che siamo a cavallo. Non devo... Ok, meno male, madonna, grazie. Per essere passati siamo passati per forza, perché tra i primi 16 ci siamo a botta sicura. Bene, 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 mi piace per ora. Andiamo con calma, tanto non c'è bisogno di correre. Passa di qua, vediamo dietro com'è la situation. Ed effettivamente la situation è un po' particolare per quelli dietro. Magari facciamo il secondo game senza essere in 16. E la questione sarebbe anche molto simpatica, se posso dirvi la verità. Qua dov'è che si alza? Alzati da un lato, alzati dall'altro. Andiamo di qua. Dai, Raxor, puoi passare, let's go, perfetto. Ma no, non è passato nessuno. Come andrà a finire qui? Ah no, vedi, sono passati tutti, ok. Niente, raga, alla fine siamo passati in 13, dai, È molto content la situazione. Ragazzi, comunque, Asciugamanino e Gatorade che voglio andare a fare alla finale su laser o su... Beh, Block Dash, ovvio che vince lui, però su laser ti giuro che me la tryhardo come se non ci fosse un domani. Anche se mi esce adesso, va bene, comunque è content, anche se non è la stessa cosa. Avremo la bellezza, infatti, di questo. Dio, ho paura. C'ho una certa ansietta. Vediamo un po' che succede, noi ci proviamo, ovviamente. Molto buono lo... Ok, mi sta bene. Possiamo comunque passare da qua e va benissimo. Cioè, va benissimo. Poi adesso bisogna un attimo vedere, perché non è che siamo così messi bene in realtà. Ok, passiamo di là. Adesso qua arrivano i meteoriti. Oh, ti devo dire, la situa non è delle migliori, ma neanche sbocchevole, perché considerando che siamo passati in 13, mi sembra, tra i primi 8 ci siamo. Sì, sì, ci siamo. Siamo, credo, quinti o qualcosa del genere. Ovviamente Digo e Oliver sono i primi due. È normale, la prassi, il protocollo, tutto scritto. Poi facciamo di questo. Bisogna solamente capire qual è la via corretta. E la via corretta, effettivamente, mi sa che è a destra, ragazzi, perché... Dimmi che a destra. Mica a destra, ok, a destra, dai. Riga, finale. C'è Asciugamanino, Gatorade, tutto qua, proprio si vince, oh. Magari. Ti prego dammi laser. Dobbiamo chiudere sto video in bellezza. Tryhard tanto solo, poi magari scammo su. Anco... ma passi per il suo livello, esci, ma che è? Vabbè, raga, niente. Sì, ma che scam. Ma ti pare che uno vuol fare il content su un pro player ed esce sempre sta mappa? Ma zio per... Se è giusto. Niente, abbiamo anche una thumbnail mentre, grande capo, grazie mille. Mi raccomando, raga, primo link in descrizione per venire su Twitch. Ovviamente iscrivetevi al canale, è fondamentale, con campanellina e tutte quelle belle robettine lì. Noi ci proviamo, ma ovviamente i due Digo... Se, ciaone. Niente, raga, Digo, if you want to join, you are the beast. The beast and the best. Affan bambin, barabimba. Cioè, vorrei fare una finale su laser, se il gioco volesse... Oh, non è mai uscito laser stasera, in effetti, Mai, 2 ore mai vista laser. Né in finale, mai. T'ha detto che sto gioco è un po' strano. Cioè, quello del vulcano è uscito 47.000 volte, boh. Mi sento un po' scammato, ragazzi, se posso dirvi la verità. Lo scam è evidente. Oddio, sono tra i primi tre assieme a Oliver e Digo, che emoziona il cuore. Ora sì che la mia vita è completa. Sì, è molto completa la mia vita adesso. Guarda Digo come tipsa e fa robe. Addirittura primo, no ragazzi, questo qua veramente, cioè, volevo tagliarvela, ma le robe. Ragazzi, ma il game finale. Io adesso non so bene come vi ho strutturato sto video. Calcolate che sto in rec da 21 minuti, ma devo uscire la... Niente, non riesce ad uscire una survival, oh. Una mappa veramente content per se 1v1, che sia mai, zio perina. Beh, proviamo a vincerla a sto punto, vediamo. Beh, sarebbe content comunque vincerla, quello senza ombra di dubbio. Qua aspettiamo un attimo, ok. Qua si va, si vola. Si è messi abbastanza bene, anche se ho perso un po' di tempo. Però ti devo dire che la questione... Oh, la questione è veramente buona, raga. Sì, vabbè, ma dico... Ma come fai a esserla davanti? Niente, pensavo di aver fatto la giocata godness. Invece niente, ha vinto ancora lui. Classico, ragazzi, classico. Ragazzi, ma il game finale. Io qua vi sto tagliando varie partite. Non so che sto combinando. Comunque, se uscisse laser, ti giuro, sarebbe troppo content. Un bel laser contro Digo. Ti prego, gioco, fai uscire... Niente, proprio il destino. Vabbè, mi sa che mi arrendo. Dai, proviamo a fare questo come ultimo game. Se no sto video... Cioè, non è mai... Sto in rec da tipo mezz'ora. Non è mai uscita una mappa survival. Pazzesco, ragazzi. A parte che Digo ha già scammato. Mannaggia pece. Cioè, beh, a sto punto prima vita. Batto un pro player comunque in tutto per tutto. Sarebbe molto più content come cosa.
Fai di questo, fai di questo. Perché dai, abbiamo davanti Game Pix che ha scammato. Oh. Si potrebbe fare per assurdo la win. Facciamo il mega content contro un vero pro player di Stumble Guys. Attenzione qua, Velociraptor. Naggia che sta arrivando. Non ci credo. L'ho battuto. Ho battuto un pro player. Tutte le altre ha vinto lui ovviamente. Però devo dire che è molto content come cosa. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel like, iscrizione, campanellina. Peccato che non sia riuscito a sfidarlo in una survival, ma va bene così. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Intanto ora vi faccio vedere anche un'altra cosa molto content. Ti ha 60 vittorie così. Bellissimo.